Ave Maria, carissimi ragazzi e ragazze in ascolto su Radio Buon Consiglio, ben ritrovati a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Giovane da parte di Don Leonardo Maria Pompei, che come sapete sta con voi intrattenendo un po' di conversazione sui sette mirabili sacramenti, su questi straordinari strumenti di santificazione e di grazia che il Signore ci ha regalato a costo, purtroppo, del suo cruento e ineffabile e straordinario sacrificio della croce, e che sono il mezzo imprescindibile della nostra santificazione, all'unica condizione che siano vissuti in maniera efficace e fruttuosa, quindi per quanto sta in noi, con la massima coscienza possibile circa l'importanza e la grandezza di ciò che stiamo per vivere e ricevere ogni volta che ci accostiamo a un sacramento. Allora, oggi vorrei con voi aprire un ulteriore importante capitolo a proposito dell'Eucaristia, che è quello della Santa Messa. Ecco, come ho detto nell'omelia del Corpus Domini, quando si parla di Eucaristia, non ricordo, perdonatemi, purtroppo ogni tanto qualche piccolo gap di memoria se l'ho detto anche introducendo questo sacramento nelle puntate precedenti, quindi perdonate eventuali ripetizioni. Quando si parla di Eucaristia si fa riferimento a tre distinti aspetti di un unico sacramento, che sono le tre fini e le tre motivazioni per cui Gesù ha istituito il sacramento dell'Eucaristia. Primo, che è l'ultimo di quello di cui stiamo parlando e che cominciamo a parlarne oggi, è per perpetuare in maniera incruenta il sacrificio cruento della croce attraverso la rinnovazione o ripresentazione sacramentale, la stessa cosa, dell'unico sacrificio della croce, cosa che avviene nella Santa Messa, in cui Gesù si immola attraverso le mani del sacerdote e attraverso il suo corpo sacramentalmente separato dal suo sangue, così come stava sulla croce, perché tutti noi ne potessimo beneficiare come dire, giovandoci dei frutti infiniti di questo sacramento. La seconda cosa è per darsi il nostro cibo spirituale attraverso la Santa Comunione, ne abbiamo parlato fino alla ultima puntata, ed anche per realizzare la sua promessa pronunciata poco prima di ascendere al cielo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, che è promessa che Gesù non soltanto mantiene in quanto Dio, perché in quanto Dio questa l'ha mantenuta da sempre. Voi sapete che Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, è tutto e dappertutto, quindi è sempre in un certo senso con noi e noi siamo sempre sotto i suoi occhi, nessuno si può nascondere. Dalla Santissima Trinità non c'è nessuna speranza, non c'è nessuna via di scampo. Ecco, ma Gesù ha voluto adempiere questa promessa anche come uomo. E infatti nell'antico catechismo di San Pio X, antico si fa per dire, perché è un catechismo sempre nuovo, ecco, sempre attuale, per quanto mi riguarda, almeno a mio avviso, non superato dai pur pregevoli moderni tentativi di aggiornare, tra virgolette, la catechesi, a mio modestissimo avviso, questa è una mia opinione personalissima da cui potete tranquillamente distaccarvi, però in quel catechismo c'è scritto che Gesù come Dio è presente in cielo e in terra in ogni luogo, ma come uomo adesso, come Dio come uomo, è seduto alla destra del Padre, ma è anche realmente presente come Dio e come uomo in tutti i tabernacoli del mondo in cui l'Eucaristia è stata consacrata. Quindi il Concilio di Trento ha dedicato un decreto ad hoc sulla messa, quindi sul santo sacrificio della messa, perché una delle cose, uno degli attacchi frontali tipici della polemica luterana, e ahimè purtroppo oggi non poche volte, diciamo così, si sente sproloquiare in questo senso anche da parte di ambienti che fanno parte della Chiesa Cattolica, mi dispiace dirlo, ecco, si dubitava del fatto che la messa avesse una natura sacrificale.
C'era questa allergia protestante verso tutto quello che è penitenza, sacrificio, cose di questo genere. Erano cose a cui Lutero era completamente allergico, d'accordo? Chissà perché canta un noto cantautore in una recente canzone, no? Ecco, e quindi io lo faccio, chissà perché, riflettano insomma gli ascoltatori su chissà perché, no? Perché è sempre meglio percorrere la via larga, ecco, la via della stolta allegria, la chiamava San Bernardo. Attenzione, noi figli di Dio non siamo certo musi lunghi, sgombriamo subito il campo da qualche equivoco, cioè. Quindi anche quelli che hanno, come si deve avere, una visione corretta della fede cattolica, che è quella che ci ha dato nostro Signore, che passa attraverso la via stretta, la porta stretta, la via angusta, passa attraverso il cammino della croce, il rinnegamento di se stessi, e quindi l'abbracciare con gioia anche la penitenza e la mortificazione cristiana, non solo questi, ma certamente sono dimensioni imprescindibili. Ecco, d'accordo? Abbracciando, guardando senza paura la croce e non avendo certamente paura, ecco, di cogliere il senso profondo della croce. Questo non vuol dire che noi siamo musi lunghi, eh? Il cristianesimo non è la religione dell'oscurantismo, del piagnonismo o del musilunghismo. Affatto. In un messaggio recente, in una delle tante apparizioni, la Madonna ha detto: "I miei figli sono gioia e fare penitenza è gioia". Ecco. Se voi andate in un monastero di clausura di stretta osservanza, io li conosco alcuni e so tutto quello che fanno lì dentro, e vi assicuro che lì dentro penitenza la fanno, e non per scherzo. Se è un monastero degno di questo nome, se avrete la possibilità, non dappertutto è possibile, però di incontrare qualcuna di quelle suore, vedrete dei volti radiosi, degli sguardi sereni, degli sguardi che comunicano la pace e la gioia. Eppure è una vita, da un punto di vista umano, mortificatissima, d'accordo? Dove non c'è più niente di quello che si vive, diciamo così, ordinariamente in una vita comune, ordinaria nel mondo. Ecco, quindi bandiamo il campo da questi equivoci. E chi pensa che avere una visione corretta del cristianesimo, che quindi fa sua questo aspetto fondamentale. Io ho detto sabato scorso, durante la festa di Sant'Antonio, Sant'Antonio è il più grande predicatore di tutti i tempi. Ho letto uno squarcio delle sue prediche. Cioè, noi siamo su Radio Buon Consiglio, sapete che le suore che gestiscono questa radio sono suore francescane, oltre che dell'Immacolata, quindi che sono, diciamo così, incanalate nel cammino particolare di santificazione che ha aperto San Francesco, che oggi è diventata una caricatura, come dire, cosmica, oserei dire. Cioè, San Francesco, se uno legge gli scritti, lui diceva che coloro che entravano nel suo ordine venivano ammessi alla penitenza. Cioè, è stato forse il più grande penitente di tutti i tempi. E la predicazione francescana è stata sempre una predicazione penitenziale. Penitenziale vuol dire che ti mette dinanzi subito il peccato, le conseguenze del peccato. San Francesco diceva tranquillamente anche nel Cantico delle Creature: "Laudato sì, mio Signore, verso la morte nostra corporale, ma guai a chi sarà sorpreso da essa in stato di peccato mortale, perché dalla seconda morte non potrà scampare". Capite? Ecco. E invece beati coloro che sa che moriranno in grazia di Dio, eccetera, eccetera. Cioè, la predicazione francescana da sempre è una predicazione penitenziale. Eppure San Francesco è il santo della gioia, ma non è il santo della gioia delle marce con le bandiere arcobaleno che fanno verso Assisi. Non è quella la gioia di San Francesco, eh? La gioia di San Francesco è la gioia che viene dalla vita di grazia, di comunione con Dio, che ha anche dentro di sé spazio per la penitenza, e anche penitenza doc. Insomma, San Francesco faceva una penitenza anche fisica, corporale, pazzesca. Io mi ricordo quando ero piccolino, vi racconto un episodio. La prima volta che visitai il santuario di Fonte Colombo, che è uno dei luoghi più cari al francescanesimo, in provincia di Rieti, mi ricordo che dentro la chiesa c'erano praticamente una, come si chiama, un'edicoletta attaccata dentro sta chiesetta, custodita, una specie di vetrinetta, dove c'era uno strumento di penitenza usato da San Francesco. Ma era uno strumento per flagellarsi, quella che si chiama tecnicamente disciplina, atroce.
Cioè, non era come io avevo sempre immaginato, non lo so, un fascettino di corde, era una cosa con tutte lamine di ferro che se tu ti davi soltanto una botta con quella affare del genere, ti saresti massacrato. E io sinceramente vedendo quella cosa me l'ho sentito mezzo male, tanto è vero, ci sono tornato 3-4 anni dopo, si vede che di questi tempi non si possono più mostrare queste cose, quella cosa era sparita, si vede che qualcun altro si era sentito male e l'hanno fatta sparire, però io mi sono sentito male, però ho anche ragionato, come dire, ragionato, spero secondo Dio, diciamo, ma come, ma stanno sempre a dire che San Francesco dice la pace, dice volevamo se bene. Stiamo in pace con tutti, parliamo con gli uccellini, facciamo questo, facciamo quell'altro, e che usava sta roba? Allora, cioè, capite, sono cose che apparentemente sembrano in contraddizione. Come fa il santo della gioia, come dire, a usare i flagelli? A parte il fatto che perché devo usare i flagelli? Non l'ha già usato Gesù Cristo i flagelli? Sto facendo l'avvocato del diavolo adesso, le domande che mi facevo io a quei tempi, no? Dice. E che so queste cose qua? Che c'è? Che Dio vuole che uno si faccia tanto di quel male? Io sono molto tentato di non rispondervi a queste domande, di lasciarvele come provocazioni. Capite? San Francesco non è stato un emblema, ma se voi andate a vedere le vite dei santi, tutte le vite dei santi sono state caratterizzate da una profonda unione con la croce di Cristo, attraverso l'accettazione della sofferenza, quella che Dio ti manda, ma anche attraverso l'abbracciare varie forme volontarie di mortificazione e di penitenza. Stare attenti che i santi le hanno fatte in maniera da santi, no? Quindi in forme estreme. Quindi noi non può, io non mi potrei prendere il flagello di San Francesco e usarlo addosso perché mi viene il tetano e muoio dopo due giorni, no? Ma io non ho avuto le grazie straordinarie che ha avuto San Francesco, d'accordo? Quindi a quei livelli estremi è chiaro che nessuno deve prendere, partire e andarci, però. Da quei livelli estremi a dire come oggi si sente: ah no, ma tutte tante cretinate, ma che te sacrifici, che cosa, già sofferto Gesù Cristo, andiamo tutti in paradiso, mangia, bevi, dormi, stai tranquillo che queste cose non servono a niente. E a quanto mi risulta non sono tanto infrequenti queste considerazioni, capite che da qui a qui ci sta un abisso, ci sta, no? A me piacerebbe, io lo dico sempre, ma a me piacerebbe moltissimo che fosse vero quello che dicono oggi. D'accordo? Perché umanamente parlando, a nessuno di noi ci piace soffrire, ci piace essere messi alla prova, ci piacciono i sacrifici, o ci piacciono le penitenze, o ci piacciono le mortificazioni. Perché se a uno piacciono queste cose, deve essere ricoverato al manicomio psichiatrico, perché sarebbe un masochista se avesse piacere umano nei confronti di queste cose. Tuttavia, i cristiani erano sempre abbracciati, pur non provandone piacere malato, quindi non sono masochisti. Perché? Perché hanno seguito le orme di Cristo crocifisso, perché sanno che questo è salvezza per noi, perché sanno che un piccolo travaglio istantaneo, leggero e momentaneo produce distacco dal peccato, gioia nel cuore e vita eterna in futuro. E quindi si può certamente in questo modo, in questo senso, non solo che si può, ma si deve abbracciare per amore di Dio. Ecco che dietro la concezione. Ma Lutero cosa ha fatto? Cioè, io queste cose le devo dire perché ogni tanto si sentono in giro cose come se Martin Lutero, uno degli uomini più corrotti a un punto di vista oggettivo del corso della storia, tra poco lo vogliono fa santo. Lutero ha scritto delle cose allucinanti. Lutero era un lussurioso. Dopo tutte quante le cose che ha fatto, si è spretato e si è sposato con un'ex suora. Ci ha fatto i figli, mangiava in maniera sregolata, lo ha scritte lui queste cose. Non sto io, come dire, smormorando su informazioni nascoste, le ha scritte lui queste cose. Spavaldamente, io mangio fino a sentirmi male, perché tanto che male c'è, i piaceri della vita. Un soggetto di questo genere lo vogliamo, capite che dietro, stare attenti sempre, che dietro le idee teologiche c'è poi, ci sono delle conseguenze di vita. Perché se io credo che la messa è la rinnovazione sacramentale del sacrificio della croce, vuol dire che ciò che Gesù ha fatto in quel giorno, che è stata una cosa allucinante, d'accordo? Se uno ci pensa bene, è la cosa essenziale della nostra fede. E tutti dobbiamo entrare in contatto con questa cosa per essere salvati. Ecco perché si è inventato la messa. Uomini di ogni luogo e di ogni tempo, d'accordo? E quando alla fine della messa si dice ite missa est, che io mi sono sempre chiesto com'è possibile
che la traduzione in lingua volgare, che è sbagliata, la messa è finita, andate in pace, è sbagliata. Così come è sbagliata la traduzione della preghiera eucaristica, della consacrazione del vino, perché nel testo originale della messa di Paolo VI, non della messa antica, non c'è scritto che il sangue è stato versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, ma qui probabis e promultis e fundetur, sono anni che questa questione sta sul tavolo della congregazione del culto divino, non si capisce ancora perché non hanno cambiato, corretto la traduzione. Ecco, io non capisco come mai lasciano in piedi, cioè in latino ite missa est significa andate, la messa è, cioè la messa è che significa? Significa che il rito è concluso, ma quel rito prosegue nella vita, cioè se tu hai partecipato alla rinnovazione del sacrificio della croce e pensa un po' se addirittura ti sei comunicato con Cristo all'interno del contesto rituale della rinnovazione del sacrificio del Calvario, vuol dire che tu sei entrato in comunione con quello stile di vita. Quindi vorrà dire che tu nella vita seguirai le sue orme insanguinate, vorrà dire che tu i sacrifici a Dio li offrirai, vorrà dire che offrirai il sacrificio a Dio di amarlo e di metterlo al primo posto sempre, dovunque e comunque, vorrà dire che offrirai a Dio il sacrificio di perdonare chi ti offende, vorrà dire che offrirai il sacrificio a Dio di correggere i tuoi difetti, di combattere, di chiedere scusa quando sbagli, e vorrà dire che se c'è da fare qualche preghiera in più o qualche digiuno lo farai molto volentieri, perché questo è niente in confronto a quello che Gesù ha sofferto in croce per te. Capite? Quindi un'idea erronea teorica, quindi state attenti che c'è un sacco di gente che dice no, ma le idee non contano niente, contano le cose pratiche. Non è vero affatto, perché tra l'agire e l'essere c'è un rimando reciproco, biunivoco, cioè agere, dicevano i proverbi antichi, sequitur esse, cioè l'agire consegue all'essere, cioè in base a quello che pensi, tu agisci in un certo modo. Ah, se pensi che la messa sia un pasto fraterno, d'accordo? Un'occasione dove stiamo insieme, commemoriamo quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena, poi, non nel sacrificio della croce, tutte tante invenzioni, queste qua, questo dice Lutero. Noi ci ricordiamo che l'ha fatto l'ultima cena c'era la Pasqua ebraica, c'era un rito differente, c'era la celebrazione del passaggio del Mar Rosso, quindi un momento di vittoria da parte dell'Altissimo, con tanto di agnello, con tanto di pasto rituale, e poi Gesù ha inserito, diciamo così, questo nuovo rito all'interno dell'antico, dicendo fate tutti la comunione, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, quindi tutti dobbiamo fare sempre la comunione e tutte queste cose qui, perché quello è in realtà un banchetto conviviale. Oggi quante volte sente dire in giro che la messa, che cos'è la messa? La messa è un banchetto, è un invito a cena, è un invito a nozze. Qualcuno dice no, la messa è una festa dove celebriamo la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Dico adesso sentirete i dogmi del Concilio di Trento. Tutte queste cose oggi si sentono dire e nessuno apre bocca, anzi sono, diciamo, fanno parte, come dire, del patrimonio comune di non pochi fedeli. Ma io dico, com'è possibile una cosa di questo genere? Com'è possibile? Com'è possibile che fior di personaggi in giro blaterino e sproloquino sciocchezze grosse quanto una casa, per quanto suadenti, neoluterane, d'accordo, sulla messa, senza che nessuno dica niente. Cioè, io purtroppo, sapete quante l'ho sentita in vita mia, ecco, io non voglio scendere troppo in particolari, ma io ho sofferto per riacquisire la visione cattolica della Santa Messa, e vi ho detto 100 miliardi di volte a tutti quanti, io lo dico a tutte le persone che mi seguono, e che mi ascoltano, basta venire dalle mie parti, io celebro tranquillamente la messa nel rito romano ordinario, in italiano e con la forma di Paolo VI, perché la messa è sempre messa, d'accordo? Conta semplicemente che la dottrina su quella messa sia corretta. Il fatto che la forma ordinaria e la forma straordinaria del rito romano siano distinti, e indubbiamente ci siano due distinte teologie alla base,
due mondi differenti, due forme anche di spiritualità differenti, è verissimo, perché io celebro anche la messa dell'antica e posso anche avere la mia opinione soggettiva su quale forma sia più, più fruttuosa, più santificante, più mistica, più bella, d'accordo? Ecco, però un conto è avere una idea propria, personale, un conto è avere, perché, guardate ragazzi, cioè, il problema dei riti, che è una cosa importante, è sempre un problema secondario. La cosa fondamentale è che tu, quando stai a messa, capisci bene, ti rendi conto, sei rettamente formato sulla dottrina cattolica della messa, d'accordo? Su ciò che essa è. Poi possiamo anche discutere, tu mi dici, ma questa dottrina tridentina della Santa Messa è espressa meglio da un punto di vista oggettivo dalla messa tridentina? Io posso anche essere d'accordo, ma tanto la messa nuova non può fare altro che esprimere questa stessa dottrina, d'accordo? Non c'è nessuno scampo, d'accordo? Nessuna speranza che sia altro da questo, perché la dottrina cattolica sulla messa è una, d'accordo? Ripeto, le forme di celebrazione ce ne stanno qua quante ne volete, ci stanno anche i riti orientali, i riti caterva, ci stanno gli ortodossi cattolici, ci stanno i riti, come si chiamano, i mozarabici, qualcosa del genere, i copti, cioè ci sono varie forme di celebrazione, ma tutti devono fare riferimento a questa dottrina di cui stiamo parlando. Perdonatemi questa lunga introduzione, però il tema della messa è un altro tema caliente, dove purtroppo dilagano sproloqui, io li chiamo così, sproloqui oppure frasi fatte o frasi a effetto, che avendo magari anche in qualche circostanza, come dire, l'intenzione di per se stessa non cattiva, diciamo così, di attrarre persone, di avvicinare i giovani, questa è l'altra parola chiave, insomma, eccetera eccetera, o di avvicinare persone, in realtà non ottengono questo effetto e per contro producono quello assai preoccupante di distorcere la dottrina cattolica su questo, che non è un fatto solo teorico, ripeto, ma è un fatto che ha delle conseguenze pratiche sul nostro agire. Detto questo, cominciamo a vedere questo benedetto decreto sul santo sacrificio della messa, si chiama proprio così, quindi già il nome è abbastanza emblematico. Allora, questo decreto, vi ripeto, contiene la pura, autentica dottrina cattolica su questo grande, immenso, adorabile, insondabile mistero. La messa, ragazzi e ragazze carissime, non si tocca, non si tocca nella sua dottrina intrinseca. Il santo curato d'Ars, padre Pio, tutti i santi sono morti d'amore per la messa e hanno speso per la messa parole sublimi. Vi invito a leggere gli scritti del santo curato d'Ars e gli scritti di padre Pio su questo grandissimo mistero. Ecco, quindi ci sono delle indicazioni dogmatiche chiarissime su questo argomento, le vedremo subito, che purtroppo si rivelano ancora una volta di strettissima attualità e non lo dovrebbero essere, perché sono cose che sono state definite quasi 500 anni fa, quindi è passato un bel pezzo. C'è qualcuno che si lamenta e dice, ma ancora non abbiamo messo in pratica il Concilio Vaticano II, ma a me sembra che per tante cose ancora non abbiamo recepito gli insegnamenti dottrinali del Concilio di Trento, quindi il Concilio Vaticano II è passato 50 anni, il Concilio di Trento 500, quindi ci sarà tempo per mettere in pratica il Concilio Vaticano II, vorrei dire ironicamente, insomma, no? Perché che alcuni insegnamenti di 500 anni fa debbano sembrare così attuali, certamente non lascia senza un po' di stupore, quantomeno chi vi parla, no? Allora, e queste indicazioni dovrebbero essere tenute presenti per evitare di ridurre la messa ad opera umana, farcita in maniera chiaramente abusiva. Il Papa Benedetto XVI a suo tempo parlava di abusi al limite dell'insopportabile, che oggi dilagano dovunque, perché ognuno si sente autorizzato a rielaborare, aggiungere, fare cose strane,
manifesti, palloncini, applausi, cartelloni, schitarrate, bassi, bonghi, batterie. Cioè, la messa è diventata una fucina per le più strane idee creative che girano. E sotto questo punto di vista, uno degli aspetti migliori del rito antico era che quello era ferreo, intoccabile, non potevi neanche cambiare una virgola sotto pena di peccato mortale. Ecco, d'accordo? Se introducessero questo vincolo, ecco, anche alla nuova forma, non farebbero, a mio avviso, una lira di danno, perché con il fatto che sono state fatte delle piccole aperture, ma aperture che quelle che autorizza il Messale Romano di Paolo VI sono più che legittime, d'accordo? Per esempio, il famoso problema del segno della pace. Il segno della pace, se voi aprite il Messale di Paolo VI, recentemente è uscito un documento della Congregazione del Culto Divino, è facoltativo, cioè è una delle cose che la messa lascia a discrezione del celebrante, perché se andate a leggere la rubrica c'è scritto: a questo punto, secondo l'opportunità, il sacerdote dice, o il diacono, scambiatevi un segno di pace. Ma secondo l'opportunità, il sacerdote dice, vuol dire che se lo ritiene opportuno lo fai scambiare, e se non lo fai scambiare non c'è nessun problema, d'accordo? Oppure le varie formule di introduzione dell'atto penitenziale, oppure le varie possibilità di impartire la benedizione in forma ordinaria, in forma solenne, vari saluti di congedo. Queste sono le aree, come dire, discrezionali, che se fossero applicate solo queste, io non vedrei tutto questo grandissimo scandalo, d'accordo? Qual è però il problema, come sempre? Il problema è che se tu hai introdotto delle possibilità discrezionali, poi qualcuno si potrebbe credere, ma questo la Chiesa non l'ha mai autorizzato, per questo che sono abusi, che se posso cambiare qualcosa, allora posso cambiare tutto come mi pare. Ma questo è completamente assurdo, capite? E da parte di vari movimenti ecclesiali, vari, non uno solo, vari, perché ciascuno ci ha messo poi del suo, sono state fatte poi varie rielaborazioni, ecco, aggiunte, sottrazioni o rielaborazioni di tutta o di parte della Santa Messa, così, insomma, dando luogo a un caos che non è autorizzato da quello che c'è scritto nel nuovo Messale. Ecco perché noi dobbiamo sempre tornare alla Chiesa e alla legge della Chiesa, d'accordo? Sempre, e non assumere un atteggiamento, dice, ah, siccome è fatto così, buttiamo l'acqua sporca col bambino, la messa nuova non va bene, eccetera eccetera. Io non ho mai condiviso questa posizione, lo dico e lo ridico, e tanto è vero che la celebro tutti i giorni, chiunque può controllare in diretta o in streaming se questo non è vero, e con frutto, cioè, e con gioia celebro la messa nuova tutti i giorni, così come con gioia celebro la messa antica in forma privata quando posso, d'accordo? Come elemento di ulteriore arricchimento e di legame con la tradizione, molto bello, basta. Esattamente, a mio avviso, interpretando lo spirito del motu proprio a suo tempo fatto di Benedetto XVI, che voleva creare una riconciliazione, ecco, tra i modernisti e i tradizionalisti, tra chi dice schifo la messa antica e chi dice schifo la messa nuova. Ma perché per forza questa deve essere la posizione? Io mi chiedo, quando la cosa essenziale, ripeto, io sarò, avrò la capoccia teologica, io sono un dottore in teologia dogmatica, quindi quello che per me conta è l'adesione alla dottrina e al dogma, d'accordo? Poi le forme esteriori, ma se tu c'è una corretta adesione al dogma, tu prete che la celebri la messa nuova e tu laico che partecipi, sicuramente non farai pagliacciate, se hai capito bene quello di cui stiamo per parlare adesso, sicuramente, nonostante che se tu stessi in malafede, attraverso alcuni escamotage, con la struttura un po' più flessibile della messa nuova, potresti intero inserirci, ma non lo farai mai, se tu capisci che cos'è che c'hai di fronte, capite? Ecco perché per me il problema profondo e essenziale è sempre un problema di formazione, è un problema di adesione alla verità rivelata, d'accordo? Ed è lì, secondo me, che bisogna tornare, non a fare le guerre puniche sulle forme esterne, che hanno una loro importanza, d'accordo, ma che non sono un assoluto. Io ho sempre raccontato, mi raccontò un prete, mio caro amico tradizionalista, che durante il tempo di vigore della messa in rito romano antico, quindi della cosiddetta messa di San Pio V tridentina, uscì
una disposizione disciplinare della Chiesa, dove diceva che se un prete celebra la messa in meno di un quarto d'ora, non è esente da peccato mortale. Oh, allora, io vi dico solo una cosa, la messa nuova da me celebrata con l'omelia dura almeno 40 minuti e per quanto cerco di non dilungarmi troppo, meno di questo non ci riesco. La messa in rito antico, senza omelia, non mi dura meno di 40 minuti, d'accordo? Quindi io mi sono sempre chiesto, dico, come fa un cristiano a celebrare la messa in rito antico, che è più lunga di quella in rito nuovo, in meno di un quarto d'ora? Come fa? Vuol dire che la mette proprio in mezzo a una strada. Quindi capite che se tu trovi un prete che non gliene importa niente di Gesù Cristo e di quello che è la messa, può mettere in mezzo alla strada anche la messa antica, nonostante che quella ci abbia una struttura blindata che non gli consenta di fare cose strane, ma di metterla in mezzo alla strada glielo consente lo stesso. Forse questi saltavano delle parti, si mangiavano le parole. Io non ho proprio la capacità di comprendere come un cristiano, un prete, potesse celebrare quella messa in meno di 15 minuti. D'accordo? Ecco. La messa nuova, se tu la fai senza omelia, correndo un po' e usi la preghiera eucaristica più breve, che era numero 2, forse ce la puoi fare con 20 minuti, forse, d'accordo? Perché molte messe durano 20 minuti, ma con la preghiera eucaristica 2 e con la messa nuova e senza omelia, senza preghiere prima dell'altare, senza le preghiere della tredicesima alla fine, forse ci riesci con 20 minuti, ma come facevano con la messa antica? A me qualche angelo lo dovrà spiegare, perché non... Quindi, allora, che cosa penso io quando leggo una cosa del genere? Che certamente è importante la struttura, ma non è risolutiva. Non è risolutiva. Perché se c'è uno scellerato che comunque, nonostante la solennità del rito, l'attenzione ai segni, le croci, tutte le cose belle che si fanno nella messa antica, è uno scellerato, la mette in mezzo alla strada lo stesso. E se c'è un fedele che non gliene porta niente di Gesù Cristo e della Madonna, durante tutti i silenzi della messa antica, anziché pensare e unirsi misticamente al sacrificio della croce, si mette a pensare agli affari suoi. O oggi si metterebbe a giocare col telefono, per dirne una, no? Quindi è un problema di formazione, secondo me. Scusatemi se mi sono dilungato. Allora, il Concilio afferma che l'unico e cruento sacrificio della croce, questa è la sua dottrina fondamentale, e adesso faremo come nelle altre puntate, prima una presentazione sintetica della dottrina di questo decreto, poi probabilmente nella prossima puntata leggeremo i canoni e poi commenteremo i canoni del Concilio Tridentino. Allora, da un punto di vista generale, il Concilio afferma che l'unico e cruento sacrificio della croce compiuto dal Signore il Venerdì Santo doveva essere perpetuato nei secoli, perché questa si tratta di una redenzione eterna compiuta dal sommo ed eterno sacerdote che doveva in qualche modo essere perennizzata attraverso un sacrificio visibile che attualizzasse e significasse l'unico sacrificio cruento della croce offerto una volta per tutte, prolungandone la memoria efficace e salvifica fino alla fine del mondo. Questo sacrificio visibile che attualizza, ripeto, in maniera incruenta ma reale l'unico sacrificio cruento di Gesù sulla croce, fu celebrato da un sacerdote d'eccezione che è il nostro Signore Gesù Cristo sotto forma di anticipazione nell'ultima cena, d'accordo? È stato anticipato quello che accadde il Venerdì Santo nell'ultima cena, quindi l'ultima cena non ha un'efficacia intrinseca in sé, ma l'efficacia dell'ultima cena, che è una forma di distaccamento dal rito dell'antica alleanza, perché le parole stesse della consacrazione te lo dicono, per la nuova ed eterna alleanza, capite? Per la nuova ed eterna alleanza, quindi è un punto di arrivo che segna un nuovo inizio, d'accordo? Un nuovo inizio. Certo che c'è un legame con la Pasqua di Mosè, in che senso? Cosa aveva detto l'angelo sterminatore? Voi dovete immolare un agnello, segnarne gli stipiti delle porte e poi mangiare l'agnello, che non deve rimanere niente fino all'alba.
Io vedendo passerò oltre. Chi è il vero agnello che toglie i peccati del mondo? È Cristo crocifisso. D'accordo? Quindi certo che c'è un legame tipologico, io ho scritto la tesi dottorale su questi argomenti, ma c'è anche un superamento. D'accordo? Perché l'alleanza è nuova ed eterna. Quindi i riti antichi, dice San Tommaso, nel momento stesso in cui sarà celebrata l'ultima cena, sono stati azzerati. D'accordo? Certamente che sopravvivono nella religione ebraica, d'accordo? Ma con noi non hanno più niente a che fare, noi non li celebriamo noi cattolici, perché sono stati abrogati da Dio in Gesù Cristo. Allora, questo sacrificio è stato anticipato nell'ultima cena e poi è stato perennizzato attraverso il sacrificio incruento della Santa Messa, dove quest'unico sacrificio della croce offerto una volta per tutte ne viene prolungata la memoria efficace e salvifica fino alla fine del mondo. Contestualmente all'istituzione di questo sacrificio furono anche istituiti i sacerdoti della nuova alleanza con le parole fate questo in memoria di me. Quella è stata un'ordinazione sacerdotale sui generis, cioè gli apostoli non sono stati ordinati sacerdoti come oggi. D'accordo? Cioè Gesù non gli ha imposto le mani e gli era unte col crisma come fa il vescovo conservatore di oggi. È stata un'ordinazione eccezionale, d'accordo? Per far comprendere il legame strettissimo tra il sacerdozio ministeriale e l'Eucaristia, Gesù ha voluto che quegli 11, anzi 12, perché pure Giuda era presente, fossero costituiti sacerdoti con le parole: fate questo in memoria di me, nell'ultima cena. Il che ci fa comprendere che nell'ultima cena erano presenti soltanto gli apostoli e quindi le parole di Gesù prendete e mangiatene tutti, come vedremo, sono rivolti agli apostoli, non a tutti. Quelli che dicono che a me tutti quanti devono fare la comunione, se non è come un invito a cena che non te lo fanno. Ma chi l'ha detto questo qui? Allora, fare la comunione, se la messa è un sacrificio, questo perché vuol dire consumare il sacrificio, le parole dell'antica alleanza, non deve rimanerne nulla fino all'alba del giorno dopo, perché un sacrificio quando viene offerto non basta immolarlo, bisogna anche consumarlo, cioè la vittima deve essere distrutta. Allora voi capite che la comunione del sacerdote, che deve farla al pane consacrato e al vino consacrato e deve consumare l'ostia e il vino consacrati, è per la validità della messa, capite? Perché altrimenti il sacrificio non è consumato, la messa non è valida. Ma solo quella del sacerdote, non quella dei fedeli, perché quella dei fedeli è un atto in più che è lodevolissimo ed auspicabilissimo che lo facciano, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, coloro che stanno in grazia. È ovvio che il sacerdote che celebra deve stare in grazia, perché se celebra la messa non in grazia e se si comunica non in grazia, il primo è il più grande sacrilegio in assoluto che possa essere compiuto da un essere umano. Perché un prete che si azzarda a celebrare una messa senza essere in grazia di Dio fa il più grande sacrificio in assoluto, sacrilegio in assoluto che si possa concepire. E facendoci la comunione dopo si raggiunge subito un altro bello. Per cui vedranno quei cari sacerdoti quello che dovranno pagare per gesti di questo genere. Capite? Quindi un sacerdote non può arrivare alla messa senza essere in grazia. Perché mentre un fedele può partecipare alla messa senza stare in grazia, astenendosi dalla comunione, un prete quando celebra agisce in persona Christi, è lui che consacra. Quindi fa la messa sacrilega e la comunione sacrilega. Quindi guai a lui. Allora, in questo sacrificio visibile, proseguo con la lettura della dottrina che si compie nella messa, è contenuto e immolato in maniera incruenta lo stesso Cristo che si offrì sulla croce. Cambia solo il modo di offrirsi della vittima, cioè se voi vi dicono qual è la differenza che c'è tra la messa e il sacrificio del Calvario, nessuna, tranne una. Allora, cioè sulla croce Gesù ha versato materialmente e cruentemente il suo sangue, gli hanno usato violenza, gli hanno aperto i polsi. Nella messa questa avviene in maniera incruenta, mistica, cioè attraverso la separazione del sangue dal suo corpo, non attraverso l'effusione della fuoriuscita del sangue dalle sue vene, ma attraverso la ripresentazione di questo fenomeno reale sull'altare, perché sull'altare il sangue si trova diviso dal suo corpo. Unica differenza, non ci sono altre. Pensate a quanto è sacrificio la messa. Quindi, essendo un vero sacrificio, tutti i sacrifici che si offrono a Dio sono sacrifici propiziatori,
E il Concilio di Trento usa proprio questo termine, nel senso che placa la divina giustizia, cioè esercita, come dire, una funzione propiziatoria, cioè Gesù attraverso il suo sangue sta dicendo: Padre, gli uomini sono una banda di ingrati, meriterebbero di essere sterminati tutti all'istante, per quanto continuano ad offenderti. Non lo fare, perché io, uomo come loro, ho versato il mio sangue per loro amore, per dargli la possibilità e il tempo di convertirsi. Questo significa. Altrimenti il Padre ci fulminerebbe a tutti quanti e farebbe benissimo per quanto mi riguarda, benissimo, perché gli uomini ingrati come sono, se non ci fosse la divina misericordia, non si meriterebbero nient'altro. E io sono il primo, mi ci metto io primo e davanti a tutti. E questo dobbiamo ricordarlo tutti quanti. Ed ottiene, quindi, placa la divina giustizia e ottiene ogni grazia e il dono del pentimento dei peccati ai vivi. Quindi partecipare alla Santa Messa con devozione è cosa che può aiutarti a riconoscere e a pentirti dei peccati, sta dicendo il Concilio di Trento. Alla Messa, non alla comunione, prima di confessarti. Mentre ai defunti ottiene la soddisfazione delle pene dovute per i peccati, perché nella Messa si prega anche per i defunti e la Messa, come abbiamo visto e come vedremo, può essere applicata per qualche defunto, a sconto delle pene ancora da offrire e soffrire in purgatorio. Questo divino sacrificio è sempre e solo offerto al Padre per la remissione dei peccati e per tutte queste altre intenzioni. Quando c'è qualche messa in onore dei santi, non è certamente perché Lutero diceva: ah, i cattolici fanno le messe in onore dei santi, idolatri, offrono un sacrificio secondo loro che è dovuto soltanto a Dio in onore di Sant'Antonio. Ma quando mai? Il Concilio dice: nelle messe che si celebrano in onore dei santi, non è certo ad essi che si offre il sacrificio eucaristico, ma sempre a Dio Padre, ok? Ma semplicemente, contestualmente all'offerta del sacrificio di Cristo al Padre, si ringrazia a Dio per cosa? Per le vittorie dei santi che sono state possibili solo grazie alla redenzione operata da Cristo di cui essi hanno beneficiato, e si invoca, questo certamente sì, la loro protezione e intercessione, perché i santi possono pregare e intercedere per noi. Questo fa parte del dogma della comunione dei santi. Poi il Concilio prosegue affermando la sacralità dell'antico canone della Santa Messa, che non contiene niente che non profumi di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono. Lutero si erse a nemico del messale tradizionale, per questo che non è cosa buona essere nemici della messa tradizionale, non è cosa buona farne una sorta di deus ex machina, l'ho già detto prima, ma non è certamente cosa buona porsi a un atteggiamento di intolleranza e di insofferenza, come se contenesse una sorta di chissà quale cosa negativa. Ecco. E spiega che tutte le cerimonie della messa, che nella messa antica erano molto numerose, paramenti sacri, incenso, benedizioni, eccetera, sono finalizzate a rendere più evidente la maestà di un così grande sacrificio nella mente di chi l'ha scritto quel messale, e aiutare i fedeli a contemplare realtà nascoste dietro quei veli e simboli. Poi c'è un deciso encomio, una difesa particolare in favore dell'uso esclusivo della lingua latina nella Santa Messa. Tra parentesi, questo si dica per amore della verità, che nella Sacrosantum Concilium, la disposizione, la costituzione del Concilio Vaticano II, che ha, come dire, introdotto la riforma liturgica, poi compiutasi dopo il Concilio, d'accordo? Diceva che nella liturgia ordinariamente si deve usare la lingua latina. Per cui tra le messe che celebra il sottoscritto c'è anche la messa di Paolo VI con preghiera eucaristica in latino in alcune messe solenne, per esempio la Missa De Angelis nel rito di Paolo VI con canone in latino, perché se io uscissi la sera in parrocchia e celebrassi la messa di Paolo VI in latino non ci sarebbe nessuna denuncia possibile, non lo faccio perché non è opportuno in questo contesto culturale, ma nessuno potrebbe denunciarmi dal vescovo per qualche abuso, perché la lingua ordinaria della liturgia della Chiesa Cattolica è il latino, senza bisogno di nessun permesso, per cui è molto scorretto dire che la messa antica è la messa in latino, no? La messa in latino è sempre in latino, d'accordo?
La messa antica non è caratterizzata dal fatto che è detta in latino, ma perché ha delle parti, delle preghiere e anche una strutturazione con pause di silenzi e voci, con gesti supplementari che sono stati tolti dalla nuova, che la nuova non ha. Ma non è il problema del latino o del non latino, perché il latino è la lingua ordinaria anche della messa nuova. Tanto è vero che nelle cerimonie ufficiali in Vaticano, presiedute dal pontefice, si celebra la messa in latino, d'accordo? Senza certamente bisogno di scomodare nessuno, di chiedere permesso a nessuno. Infine viene sancito un altro punto molto importante, che per la validità della Santa Messa è necessario che si comunichi, già l'abbiamo visto, solo il sacerdote celebrante che deve consumare la vittima sacrificale ad validitatem misse. La comunione sacramentale dal concilio è auspicata e raccomandata, ma mai presentata come necessaria, che se ne pensi, soprattutto ai nostri giorni. Né la partecipazione alla Santa Messa da parte di un fedele che non faccia la comunione deve considerarsi invalida o inopportuna o zoppa, d'accordo? Affatto. Certamente, se non c'è la comunione, la partecipazione ai frutti del sacrificio eucaristico è meno abbondante, d'accordo? Ma è meglio che sia meno abbondante piuttosto che sia massacrata da un sacrilegio compiuto. Ultima cosa, anche questa molto messa in discussione, viene affermata non soltanto la piena liceità, ma anche la bontà e l'utilità al bene di tutta la Chiesa delle messe cosiddette private, oggi dispregiativamente così nominate. Cioè un sacerdote che non ha una parrocchia, non ha una comunità, che celebra la messa in privato, da solo, non è una cosa che non serve a niente, come se la messa avesse bisogno della partecipazione di persone. La messa è il sacrificio di Cristo offerto al Padre per il bene di tutti, presenti e assenti, per cui la figura necessaria per la celebrazione della messa è solo il sacerdote che agisca in persona Cristi. Ecco. Per cui una messa celebrata da un poretto, prete che sta in pensione, che sta a casa sua e che si regge in piedi, fa molto bene alla Chiesa, non solo a lui, a tutti. Perché ogni messa non è mai un atto privato tra lui e Dio, è sempre un atto di un ministro della Chiesa, quindi di Cristo e della Chiesa, offerto al Padre non solo per sé, ma per tutti i fedeli che appartengono al corpo mistico di Cristo, sia quelli che sono vivi ancora qui sulla terra, sia quelli che soffrono in purgatorio. Quindi il Concilio di Trento non solo le approva, ma le raccomanda. Perché di messe più ce ne stanno e meglio è. Così ha sempre pensato e ritenuto la sana dottrina della Chiesa. Ecco, con questo ci fermiamo, la prossima volta cominceremo, detto sinteticamente, analizzata in questo modo, la dottrina sintetica sulla messa, a vedere i singoli canoni, riservandocene poi il commento. La mia benedizione a tutti, un saluto, Ave Maria.